saluto da Paolo Senibaldi, immagini e montaggio di Luca Romano per la TV Lazio. Le vigne di Villa Magna sono bellissime, sono ancora più belle se sono piene di suoni rombanti dei motori. Voi appassionati sapete a cosa mi riferisco, perché qui si svolge la prima edizione dello slalom di Villa Magna. 2,5 km per 3 manche, per un percorso molto molto suggestivo, proprio all'interno delle vigne. Godiamocelo. It's time to bring your heart back. 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 Comune di Villa Magna, PT Racing, S-Tech Sport Management e il coordinamento generale di Antonio Savini. C'è una perfetta sinergia per la riuscita di questo evento. Un evento molto sentito perché, come sapete, l'Abruzzo è terra di motori, grandi piloti, Gabriele Tarquini, Jarno Trulli, Vito Antonio Liuzzi e tanti altri, ma le gare organizzate sul territorio abruzzese non sono tante, quindi la fame è moltissima. A Villa Magna abbiamo un sindaco, Renato Sisofo, che non solo è appassionato di motori ma è anche praticante, ci dicono. Sì, ho corso con i kart, quindi insomma ce l'ho l'odore del carburante, ce l'ho dentro, e quindi è sempre rimasto da ragazzo questo hobby, insomma. Quindi, sì. Come nasce questa voglia di riportare i motori in Abruzzo? Perché ci sono pochissime gare automobilistiche in Abruzzo, qui a Villa Magna è una novità. Difatti è cominciato dall'idea, c'è un ragazzo che ha avuto un incidente con la macchina che era amante di una Delta Lancia, e avevo promesso al fratello che un giorno avrei portato a Villa Magna una cronoscalata, l'ho chiamata cronoscalata, e allora già dall'anno scorso mi ero impegnato con alcuni addetti ai lavori. E dopodiché, però, era una data a settembre, però settembre a fine stagione qualcuno recomperisce, qualcuno non la macchina sfasciata, qualcuno magari ha finito anche il budget per correre, e quindi allora sono affidato a un certo Antonio Savini, il quale è un super a livello organizzativo, e hanno trovato una data oggi 19 maggio. Quindi insomma eccoci qua, la promessa è stata mantenuta. Ci dicono, adesso ci andiamo anche con la nostra telecamera, percorso bellissimo. Sì. Percorso bellissimo, lo confermo, sono 2500 metri, l'unica cosa, c'è qualche purtroppo criticità nell'asfalto, ma non abbiamo fatto in tempo a rifarla. E l'anno prossimo ci auguriamo che questa competizione continui con un asfalto nuovo. C'è un volto noto degli ambienti automobilistici abruzzesi che è Antonio Savini. Insomma, la passione, anche quando sembrava che fosse un po' venuta meno, lo pensavano gli esterni tipo me, non è venuta meno. Ecco qui di nuovo Antonio Savini. Sì, diciamo che la passione non,
anche se si affievolisce un po', però poi insomma torna sempre fuori. Qualcuno ha scritto una frase molto bella sui social che quando uno soffia sulla cenere poi insomma si scatena sempre nuovamente il fuoco, e quindi ci sono degli amici che sono riusciti così a soffiare nel modo giusto sulla cenere ed a coinvolgermi nuovamente nell'organizzazione. È una manifestazione che interessa il centro Italia, non ha validità, è una prima edizione, però il percorso è molto bello, alcune cose si possono migliorare, però diciamo che la manifestazione è uscita fino ad ora bene, quindi sono abbastanza felice al di là del duro lavoro che c'è sempre da fare, insomma. Da quanti anni sei nel mondo dei motori, dell'automobilismo? Bah, diciamo più o meno da quando ero ragazzino, da sempre, se così si può dire. Quindi sono passati tanti anni, purtroppo, con rammarico, i capelli bianchi ne danno un po' la conferma, ma diciamo che sono circa 50 anni che ruoto nell'ambiente, ho cominciato a correre prestissimo e poi insomma si sono alternate tante vicende che sono tutti di sportivi, amanti dell'auto, conoscono. È una cosa che è un po' un hobby, una passione, uno sport che ha caratterizzato un po' la mia esistenza e che ho occupato spesso il mio tempo libero. Un'ultima domanda, un po' più generale: perché in Abruzzo si fa così fatica a organizzare gare automobilistiche? Quindi la novità Villa Magna è una novità davvero molto appetibile per i tantissimi appassionati che ci sono qui. Diciamo che c'è un po' una carenza di volontà, se vogliamo, gli organizzatori sono sempre pochi. Io ho cercato negli anni di istruire, se così si può dire, di coinvolgere o di motivare altre persone che potessero organizzare manifestazioni motoristiche, però diciamo che ho avuto risultati un po' scadenti, non c'è nessuno che si fa avanti, le responsabilità sono tante, ovviamente le gare costano, quindi c'è anche da programmare un certo tipo di investimento. Le aziende non sono tantissime, aziende di appassionati sono poche, quindi è difficile trovare sponsor, è un discorso che fa un pochettino al di là della pura volontà, quindi c'è da mettersi in gioco un po' totalmente. Qualcuno ogni tanto prova ad affiancarmi, poi mi dice no Antonio è un po' troppo difficile, non me la sento. Diciamo che fare l'organizzatore, se così si può dire, è un lavoro vero e proprio, si tratta proprio di un vero e proprio lavoro e non è sempre semplice finalizzare. Anche questa che è una piccola gara, sono in tanti gli amici che mi dicono insomma come fai a mettere insieme tutto questo. Ci vuole un po' di dedizione, diciamo così. Abbiamo visto la parata, abbiamo visto le Abarth, abbiamo visto e sentito suoni di ogni genere. Poi ci sono loro, quelli che hanno fatto la competizione per arrivare tra i primi posti e magari l'hanno vinta. Adesso li intervistiamo. Il vincitore è Adriano Ricci, lui arriva da Frosinone, ha gareggiato su Gloria C8, sì. Sei fortissimo, ma anche giovane, 26 anni, che non guasta in questo sport. Assolutamente no, e noi iniziamo da qua il nostro 2024, e l'anno scorso comunque è stata una bella stagione intensa, quest'anno per ovvi motivi non abbiamo potuto comunque iniziare prima. Era inizialmente una gara test, poi in realtà ci abbiamo preso gusto e una manche tira l'altra, peccato per la pioggia in queste ultime due, però è uscita una bella gara da parte nostra.
Avevi anche qualche avversario, tra virgolette, vecchio volpone della zona, non so, c'era Roberto Chiavaroli, Lucio Petrocco e tanti altri. Assolutamente sì, non era per nulla scontato, io comunque vengo qui in Abruzzo già da qualche anno, a volte è stata più semplice, oggi non era per nulla scontato, c'erano anche due Palumbo, padre e figlio, chiaramente Domenico ha avuto anche alcuni problemini, però comunque è stata più dura del solito, però ci siamo divertiti e chiaramente complimenti a tutti quanti. Banale ma essenziale, obiettivi 2024 anche 25. Allora, prima cosa intanto vorrei ringraziare i miei partner, quindi Santo Padre Racing Team, Farenti e Ferral, per permettermi chiaramente di essere qui. Obiettivi 2024, noi appunto abbiamo preso questa gara come test, tutto è andato secondo le aspettative, iniziamo domenica prossima nel campionato italiano slalom da Gambari in Calabria, Reggio Calabria. Roberto Chiavaroli, le condizioni non erano delle migliori, o meglio, un pilota esperto come te sa fare tutto, però prima tanto caldo, poi il bagnato, in effetti non è semplicissimo. No, no, è la condizione più, come dire, disagevole per chi corre in macchina, perché magari era più preferibile che piovesse da questa mattina e uno so che è bagnato. Noi siamo partiti primi sull'asciutto nella prima manche di gara, la ricognizione era asciutta, la prima manche di gara. Pian piano noi gli ultimi che arrivavamo su trovavamo dell'umido e la condizione meno piacevole, perché devi essere accorto, cercare di dare il meglio, poi purtroppo è venuta giù l'acqua, le previsioni ieri non l'avevano previsto, poi oggi invece purtroppo ci prendono e sapevamo che poteva accadere. Cosa chiede ancora la sua carriera, anche lunga devo dire, no? Roberto Chiavaroli è anche piena di successi, no? Però è ancora voglia. No, allora la passione come la puoi coprire, però i carboni sotto ci stanno sempre, sì, è una carriera, ho avuto la fortuna di poterlo fare dal 1989, correndo in pista, nei rally e poi negli anni, come dire, mi sono innamorato della salita, anche perché c'erano le condizioni anche economiche di farlo, ed effettivamente ho avuto la fortuna, perché ho avuto negli anni tante persone che mi hanno dato una mano, sia economicamente sia tecnicamente, di poterlo fare bene, coronando anche qualche campionato nel 2006, nel 2012, nel 2010, sfiorato nel 2002 al primo anno con la Escort, per cui io francamente sono fortunato, non posso chiedere di più, sicuramente si poteva fare meglio, però e ad oggi ovviamente una manifestazione voluta ovviamente dal sindaco Sisofo, ma soprattutto poi coadiuvata da Antonio Savini, che, vabbè, che è il non plus ultra in questo, e non si poteva non rimettere il casco, riprendere una macchina bella per onorare una delle poche, la seconda qua in Abruzzo, dopo quella delle svolte di Popoli, che quest'anno è di nuovo campionato italiano, non per ultimo, come dire, coinvolto e assecondato, ed è stata una presenza fondamentale, che è Lucio Petrocco, che è stato con la sua azienda vicino alla manifestazione e vicino a me, che in altro caso sarebbe stato un attimino più oculata da organizzare, da partecipare. Un altro volto noto dell'automobilismo abruzzese è Lucio Petrocco, che guidava una vettura nervosa, nel senso che non è facile guidare questa vettura, soprattutto sul bagnato. L'hai detto molto bene, sì, in effetti il tempo non mi ha agevolato. La mia intenzione era quella di migliorare manche dopo manche, quindi all'ultima, quindi alla terza manche di gara, provare un attimino a forzare un po' di più. E poi niente, sono riuscito a fare solo la prima manche di gara,
poi gli ultimi 300 metri, insomma, mi si è bagnata la visiera del casco, quindi pioveva, sai, un po' di spaventi, però sono macchine un po' particolari perché sono motori motociclistici, 1.600, 250 cavalli, 450 kg, quindi come non premi un po' di più sull'acceleratore, via, parte, quindi ecco, io sono più ero più abituato alle quattro ruote motrici, le macchine turismo, però adesso non è, credo di poter... Di riuscire a fare qualche altra gara, quindi cercheremo di capirci qualcosina in più, dai. Ecco, che bello tornare a parlare di automobilismo, perché l'abbiamo detto anche con gli altri, l'Abruzzo ha fame di queste manifestazioni. Guarda, ti dico la sincera verità, io non sapevo fino all'ultimo, a un mese fa, che Antonio in qualche maniera stesse preparando questa manifestazione, meno male, ecco, perché altrimenti qui in Abruzzo e soprattutto sulla costa pescarese chietina non è che ci abbiamo altre alternative. E quindi anche per onorare lo sforzo organizzativo sia di Antonio, anche del sindaco di Villamagna e tutti quelli che hanno preso parte a questa manifestazione, che comunque è una ripartenza. L'anno prossimo sicuramente andrà meglio, e sperando anche di un tempo più clemente. Tu hai anche un erede che è Simone, giusto? Tuo nipote? Simone è il figlio di mio fratello, sì. Esatto. Tutti a volte lo confondono. Erede nel senso di nipote, ma sai perché te lo dico? Perché adesso andiamo a conoscerlo, anche lui ha appena finito la gara. A lui è andata meglio di me, sono felicissimo, perché insomma ha vinto le turismo, ha vinto la classe, quindi più di quello non poteva fare, insomma. Va benissimo così, spero, anche perché del resto lui c'ha 27 anni, io ce n'ho qualche il doppio e qualcosina in più. Simone, è innegabile che tuo zio Lucio ti abbia dato la passioncella, no? Che adesso ti accompagnerà per tutta la vita, che è quella dei motori. Certo, la passione è molto grande, noi principalmente ci davamo al rally, però questi belli eventi non è bello esserci, ecco. Lo slalom per me è la prima volta, l'obiettivo principale era quello di migliorare salita dopo salita, e invece contro le aspettative sono arrivato anche primo, quindi... Poi peccato per il bagnato, nessuno si è potuto migliorare, però sono molto soddisfatto di come sia andata. Insomma, la tua mini è andata benissimo, tu ti sei trovato bene, quindi 27 anni vuol dire che hai, non diciamo una carriera, però una grande passione che ti accompagnerà ancora a lungo. Hai intenzione di continuare su questa strada? La passione è altissima, la carriera sarà lunga, vediamo di andare avanti con slalom, cronoscalate, rally, accettiamo tutto. la passione è la stessa dello zio e ci divertiamo, dai. Lo stile di guida invece è lo stesso dello zio oppure è diverso? Lo stile diciamo che è simile, dai, ho imparato da lui parecchi trucchetti, però vediamo di migliorarli.